UNCD nasce un ambulatorio della psicopatologia formato da un'equipe multidisciplinare con psichiatri, neuropsichiatri infantili, logopedisti, neuropsicomotricisti e 5 psicologi di vario orientamento. Prendiamo in carico i bambini da quando hanno 2 anni fino all'età adulta e accompagniamo le persone nelle tanti momenti che nella vita possono accadere, come la nascita di un fratellino, un trasloco, una diagnosi importante di una malattia. Ci possono essere tanti momenti in cui una persona ha bisogno di ricorrere a un aiuto, a un supporto psicologico. L'equipe lavora con una prima visita fatta con me o con un neuropsichiatra o lo psichiatra. Da lì decidiamo qual è l'iter diagnostico migliore per quel paziente, quali specialisti possono prenderlo in carico per dargli comunque sempre la sensazione di non essere abbandonato. Trattiamo varie patologie, dai disturbi d'ansia, ai disturbi dell'umore, a problemi dell'adolescenza con attacchi di panico, ragazzi che sono in un ritiro scolastico, bambini che sono ipercinetici, oppositivi provocatori, con tic, enuresi notturna, arrivano molti adulti con disturbi d'attacco di panico, fobie specifiche, problemi sul lavoro e iniziamo proprio con loro a fare un lavoro di valutazione prima diagnostica, anamnestica, per poi individuare qual è il percorso migliore per loro. I nostri pazienti hanno la possibilità di fare anche dei test con i neuropsicologi, perché 2 dei nostri psicologi sono anche neuropsicologi, per cui abbiamo anche tutta una valutazione psicodiagnostica grazie alla neuropsicologia. All'interno dell'equipe multidisciplinare del Centro Diagnostico Italiano mi occupo di terapia e diagnosi per quanto riguarda gli adolescenti e gli adulti. Quali sono le problematiche di cui ci occupiamo? Prevalentemente, quelle più riconoscibili, quelle più conosciute anche dalle persone. Diciamo la prima, la più grande, la più nota è quella legata all'ansia e ai disturbi dell'ansia, che possono anche manifestarsi con attacchi di panico, ma possono essere manifestati anche senza attacchi di panico. In CD c'è anche un'equipe accreditata ASL per la diagnosi del DSA, cioè dei disturbi specifici dell'apprendimento, formata da vari specialisti che si occupano appunto della diagnosi, del percorso diagnostico, di stendere la idonea certificazione per la scuola e di fare poi riabilitazione per tutto quello che può emergere dai disturbi dell'attenzione ai disturbi aspecifici scolastici e disturbi più specifici dell'apprendimento come dislessia, discalculia, disortografia e disgrafia. Noi logopediste del DSA ci occupiamo dei disturbi di linguaggio nell'età evolutiva e dei disturbi di linguaggio nell'età adulta. Accogliamo tutti i pazienti che manifestano problematiche in seguito a ictus, eventi traumatici come afasia, disfonia e disartria. Per quanto riguarda i disturbi di linguaggio nell'età evolutiva, ci occupiamo dei disturbi che riguardano la sfera fono-articolatoria, per cui tutte le problematiche relative al suono, per cui noi andiamo a correggere tutti quei suoni che sono alterati proponendo dei giochi che intanto in stanza impostiamo col bambino e che portiamo al genitore, perché sono esercizi che devono essere ripetuti costantemente a casa per poter raggiungere la correttezza fonologica.